Oggi parliamo di colla. Quale colla adoperare? La poliuretanica, la epossidica, ha due componenti, A e B, e la cianoacrilica. Questa è una poliuretanica. Dovrebbe praticamente attecchire in 5 minuti. Waterproof significa che ignifuga, quindi diciamo resistente all'acqua. E infatti è una D4. Questa invece è una colla a due componenti, epossidica. Componente A, componente B, si spinge da questa siringa, si mette su qualcosa dove poterla lavorare e dopodiché praticamente si corsparge sul nostro tubicino e si può attaccare al nostro blank. È la cianacrilica, l'adesiva cianacrilica. Va bene, praticamente tutti e tre vanno bene per tutti i tipi di materiali, dalla plastica fino ad arrivare al legno. Pro e contro dell'adesivo cianacrilica. I pro sono la velocità con la quale praticamente aderisce sul legno o sui vari componenti, varia praticamente da qualche secondo. E praticamente si asciuga dopo una mezz'oretta, quindi è abbastanza facile ed è abbastanza veloce. La cianacrilica costa in questo momento qui, costa dai 10 ai 15 euro. Qui abbiamo inoltre la colla epossidica bicomponente, quindi A e B, va miscelata e poi va spalmata. Anche di questa esistono vari tipi, come nella poliuretanica, i tipi diciamo che asciugano, incollano dopo un quarto d'ora, una mezz'oretta, e a quelli che infine incollano dopo 8 ore. È più lento il processo di incollaggio. È sempre buona norma in una epossidica aspettare sempre dalle 4 alle 8 ore. L'epossidica si può anche colorare. Il prezzo più o meno varia dai 2-3 euro fino a 5-7. Ed infine abbiamo la colla poliuretanica. Con la poliuretanica oserei dire che diciamo è la migliore per me tra questi tre, per incollare, ripeto, per incollare il tubicino al blank, al nostro quadrotto. Anche di questo tipo qua ne esistono quelle più veloci ad attecchire e quelle meno veloci. Questa qui ad esempio è una 5 minuti, ma è sempre buona norma lasciarla 2-4 ore. Anche di questa il prezzo varia dagli 8 ai 14 euro all'incirca.